volevo, diciamo, indagare quali fossero poi l'approccio sulle persone disagi psicologici. Nasce da un'esperienza personale e la prima, diciamo, il manuale era uno yoga sciamanico e, diciamo, le prime differenze che ho trovato tra il mantra madre e le terapie convenzionali psicoterapiche sono innanzitutto una estrema razionalizzazione dei disagi consci e inconsci all'interno delle terapie convenzionali, cosa che invece non troviamo nel mantra madre, dove c'è un'estrema attenzione a quelle che sono le sensazioni a livello corporeo. Un'altra differenza è il modo con la quale il terapeuta si approccia a tutta la parte della genealogia della persona, del paziente. Solitamente l'approccio è quello di giudizio verso madre, padre o comunque l'ambiente familiare, mentre la differenza che ho trovato nel mantra madre è quello di un approccio da parte di quello che riusciamo a noi, dove c'è un grande rispetto per quelli che sono gli ali e in un percorso, in un lavoro che si fa con gli ali di grande rispetto verso questi. Il terzo punto, diciamo, secondo me cardine, che manca nella psicoterapia convenzionale è quello del rito, che invece troviamo in queste, ad esempio nel mantra madre. Perché il rito diventa importante e diventa la cura? Perché il conscio parla a me attraverso dei simboli, attraverso un linguaggio simbolico, ad esempio attraverso il sogno, attraverso la malattia, che sono tutti appunto aspetti appunto che arrivano comunque a noi attraverso un linguaggio simbolico. Viceversa, mi sono detta come possiamo arrivare noi all'inconscio esclusivamente con la parola. Serve assolutamente un linguaggio simbolico. Questo linguaggio simbolico noi lo troviamo nel rito. Il rito infatti è portatore di simboli e, come dice Jodorowsky con le sue cose psicomagie e gli atti psicomagici, la parola non cura. Bisogna assolutamente bisogna che ci sia l'atto e l'azione. L'azione che arriva direttamente all'inconscio lo comanda e lo cura attraverso appunto questo simbolo. All'interno del mantra della madre troviamo i sette messaggeri, che appunto sono i sette che arrivano a noi portandoci dei messaggi, solitamente appunto sottoportati al simbolo, quindi troviamo il dolore, la malattia, la vecchiaia, la morte, il sonno, la passione sessuale e la ricerca. E questi insomma portano anche dei messaggi. Il mantra madre tramanda deriva da diverse tradizioni, come il tantrismo induista, la tradizione vedica e le grandi tradizioni delle Yin dell'Himalaya. Il mantra madre collega Oriente ed Occidente in che modo? Ci tramanda sia le visioni animiste e politeiste dell'Oriente, dei popoli che appunto sono animisti, quindi parlano di spiriti, che nella nostra psicologia sono i rispettivi degli archetipi, no? E legandosi a quella che è la psicologia del profondo con Jung e Freud e alla psicologia archetipica di James Hillman, diventa proprio un ponte che collega le due cose attraverso il riassorbimento del reale, anche detto ritiro delle proiezioni e nominato all'interno del mantra madre il mezzo. Che cosa vuol dire riassorbire il reale? Vuol dire riportare ogni cosa che è di fuori di noi alla sua vera natura, quella di immagine. E il primo a parlare in epoca moderna di realtà immaginaria è proprio Jung, nella sua Immaginazione attiva del 1916. Poi dopo di lui la ripresa dalla Gestalt, Visual, tutti loro comunque avranno il merito di dare importanza a quello che vi è l'inconscio, e soprattutto far uscire alla coscienza tutti quelli che sono appunto i fantasmi che si trovano nell'inconscio e dare libera espressione, cosa che prima ovviamente era un po' visto, comunque sei matto, insomma, se te la sei solo con come è. Jung afferma che il mondo psichico è un mondo immaginale, che la psiche crea giorno dopo giorno la realtà in cui noi poi ci muoviamo, quindi praticamente l'anima proietta le immagini che sono dentro di noi e che ritroviamo all'infuori. La nostra realtà è una realtà immaginale, quindi bisogna uscire fuori dalla concezione materialistica di ciò che ci circonda.
Il mantra madre non è una terapia, è un modo diciamo di vivere un po', di vedere la vita appunto in maniera immaginaria, adesso vedere il reale ha proprio una metodologia a livello, cioè c'è cioè una sorta di ritualità per farlo, e il mantra madre lo fa attraverso appunto la respirazione, tutto ciò che abbiamo all'esterno che ci crea un disagio, un evento magari che ci crea un disagio, può essere riassorbito attraverso la respirazione. Quindi questa immagine la visualizziamo e la portiamo dentro di noi, e questa immagine, qui c'è scritto l'assorbimento del reale, però cambiano in empatia. Perché? Perché ciò che sta fuori non è di negativo, che ci succede, non viene allontanato come fa o soppresso, come fa le normali terapie, diciamo allocali o comunque anche la psicoterapia razionalizzando, ma viene portato dentro. Nel momento in cui viene portato dentro questa cosa appunto ci crea disagio, all'interno di questo veleno appunto, ritornando all'omeopatia, che è un veleno a dosi infinitesimali che noi introduciamo, all'interno dobbiamo comunque, c'è cioè comunque un messaggio e una cura. Quindi a forza di assorbire il reale non scacciamo il disagio, non lo accogliamo. Ecco perché può essere paragonato proprio all'omeopatia. E come ho accennato, il mantra madre è un percorso per uscire dall'illusione del materialismo. Ossia, nel momento in cui noi usciamo fuori dal materialismo, entriamo in un mondo fatto di simboli. E quindi entriamo nel divino, nel sacro. E questo serve per non essere più vittime di quello che ci accade, ma diventiamo, diciamo, noi compartecipi della nostra vita. Ovviamente perché apre il livello della coscienza, questo tipo di cammino. Il assorbimento del reale lo troviamo proprio nel primo movimento del mantra madre, nella cosiddetta comprensione dello stato di sogno, e quindi praticamente ricordando a noi stessi che stiamo in una dimensione immaginale e simbolica. E questo gli va attraverso proprio ripetendo noi stessi mentalmente queste frasi che sto sognando, quando succede qualcosa di negativo. Possiamo ricordarci attraverso questa frase che quello che stiamo vivendo lo stiamo proiettando. E quindi è un'occasione in realtà per la vita, per l'evoluzione. Il secondo movimento è prendere con sé gli spiriti. Cosa vuol dire? Vuol dire entrare in comunicazione con il mondo circostante, perché l'io ha sempre un atteggiamento, ha sempre paura, si sente sempre abbandonato perché si sente distaccato dalla natura. E ripetere mentalmente, quando si sta davanti magari a delle immagini di potere che sono ad esempio le immagini naturali, oppure pensando agli avi, ripetere mentalmente vieni con me, aiuta proprio a riunificarsi al tutto, perché io si sente distaccato, mentre se ha la capacità e la coscienza di sentirsi comunque parte integrante. Terzo movimento è la riunificazione dei diamanti divini attraverso questa ripetizione di questo mantra egizio, che viene comunque rivelato, a differenza del mantra madre che non è rivelato ma viene dato soltanto a chi fa le iniziazioni a questo tipo di percorso. E serve per riunificare il visibile e l'invisibile, l'archetipo madre e l'archetipo padre, anche perché noi siamo costantemente distaccati dall'ombra, dalla parte ombra, dalla nostra parte ombra, perché fa paura, perché non si conosce. E riunificarsi a questo vuol dire uscire fuori dalla paura e accogliere quanto più ci arriva dall'esterno, anche le cose negative appunto. E il quarto movimento è la ripetizione del mantra con regolarità, anche diciamo durante il giorno, serve appunto per ampliare lo stato di coscienza, si mette in qualsiasi momento. E la cosa importante quindi è uscire fuori dal concetto di materialismo. Perché? Perché la nostra società è incentrata sul materialismo, perché ci dà l'utopica capacità di un pensiero di poter controllare la tragicità. Esatto. La possiamo controllare, la possiamo conoscere. La fisica quantistica ci insegna che non è così. Noi abbiamo proprio dei reali. I nostri mezzi non sono, diciamo, della realtà che viviamo, la nostra condizione di uomo è quella di non poter conoscere tutto, e la fisica quantistica ce lo dimostra.
Allora entrare in, diciamo, in questa nuova visione della vita e allontanare il materialismo significa appunto entrare nell'immagine del sacro. E quando avviene una malattia, quando prima avviene una malattia, quella è un'opportunità per rimettere tra virgolette le cose a posto. Perché? Perché questa volontà dell'uomo di voler conoscere tutto va a rompere, diciamo, quella che è in realtà non puoi. E quindi è come se la malattia venga per dirti: rimettiamo le cose a posto, cioè ci deve stare il giusto rapporto tra uomo e natura. E quindi, perché il vero rito è sempre il rituale del sacrificio, a mezzo del quale il nostro io restituisce il controllo. Anche un intervento chirurgico può essere un rituale, e può essere un rituale per uscire poi appunto per ridare il potere che ci siamo, diciamo, presi. C'è una bella frase di Jung che dice a proposito di Dio: chi sono gli dèi? I nostri organi. Sì. E il mito dei nostri, infatti, è uno dei miti, insieme a quello di Adamo ed Eva, che ci racconta proprio della voglia dell'uomo di prendere il potere, no? E i nostri chiede il potere a Poseidone, agli dèi, e lui glielo dona a patto di un sacrificio di un bellissimo toro bianco che i nostri non gli vorrà restituire per possederlo. Questo scatenerà tutta una serie di eventi negativi, e questa è un po' la metafora. E quindi la malattia diventa un'opportunità per rimettere le cose a posto. Se tu vivi una cura facendo entrare il sacro e il divino all'interno di questa cura, quindi il modo in cui vivi la cura, allora guarirai. Alcune volte persone con le stesse malattie vivono la cura in maniera diversa, ma non, diciamo, le stesse. Rito, sacrificio e toro bianco. Esatto. Nell'antichità, l'impero romano, dopo ogni battaglia, prima di ogni battaglia c'era sempre l'aspetto rituale fondamentale, e poi il rinanziamento del sacrificio ad un toro, perché il toro è un simbolismo di potenza, bianco, di verginità, di purezza, e quindi di qualcosa di immacolato, eccetera. Questo povero toro, poi se non lo ricordiamo, magari. Però insomma, era un rituale fondamentale, anche traiano, quando dopo vediamo fare i coletti con quei daci, con la mole traiana, si è fatto due campagne e poi hanno sacrificato, sai, tori che hanno sacrificato. Quindi il rituale è dentro l'aspetto simbolico e antico dell'umanità, tutto il rituale, se si ricorda, non solo la religiosità, ma anche la religiosità. I riti del mantra male sono diversi, la ripetizione del mantra serve proprio insieme alla respirazione e all'apertura di chakra a sgomberare la mente, appunto, e rappresenta lo stato di coscienza. Troviamo 5 esercizi spirituali del mattino e della sera che servono proprio che possono essere, dovrebbero essere ripetuti ogni giorno. Di particolare bellezza è il primo, che si chiama Kasha, è il rituale della repecificazione, che recita nell'ultima parte: nella danza dello spazio-tempo, io sono la operazione della mia anima. Che cosa vuol dire? La repecificazione con che cosa? Con questa vita. E durante questo mantra c'è la visualizzazione di tutte quelle che sono le vite che potevamo avere e non abbiamo avuto in questa vita, per arrivare alla resa di coscienza che tutto ciò che abbiamo fatto, che stiamo facendo, è intrinseca all'interno della nostra anima, cioè è quello che dovevamo fare in questa vita, fondamentalmente. Quindi c'è una repecificazione con questa, secondo me, frase molto bella. Un altro è il rituale spirituale dell'amore, che recita: ai miei sogni, a tutto ciò che poteva essere non è stato, e ai miei anni. Anche questo rituale serve proprio a produrre amore, e può essere anche utilizzato quando siamo dei problemi di sessualità. Poi abbiamo il rituale della non esistenza, che sveglia i kundalini, perché questi esercizi spirituali hanno una parte con degli esercizi di yoga e una parte di visione, con una parte visionaria. E molto bella il rituale della non esistenza, perché serve proprio al distaccamento quella che è il mondo materiale, quindi ti distacchi da tutto ciò che hai vissuto, tutti i luoghi, tutte le persone che
diciamo, spesso, lo faccio molto spesso, una bella sensazione di liberazione. E poi c'è l'omaggio agli avi, dove viene visualizzato un avo al quale si vuole manifestare la propria reverenza. E un po' il lavoro che si fa sugli avi è paragonabile alle costellazioni familiari. Quindi c'è una. Si lavora molto su questo tipo di. Su questo lavoro, si fa questo tipo di lavoro. E basta, il rituale della spada di luce, dove vengono vedete prese in mano tutte le cose negative che ti succedono, vanno un po' portate dentro. Fine. Cellule neurologiche a livello del cuore.